un potenziale inespresso, quello della struttura del Cotma di Rosciano, l'immobile di proprietà della Regione Marche in via Campanella, sede di importanti manifestazioni, soprattutto che valorizzano il territorio e le eccellenze regionali come sapori ed aromi d'autunno o fanogeo, per citarne solo alcune. Ma la struttura, per le sue caratteristiche, potrebbe rappresentare la sede ideale per manifestazioni di grande respiro ed importanza, potendo contenere senza sforzo migliaia e migliaia di persone. Da oggi sono partiti i lavori di asfaltatura della viabilità interna con un importante finanziamento per una riqualificazione e valorizzazione degli spazi attesi da tempo dai tanti operatori del luogo. Dobbiamo tener conto che questa è una struttura che va presentata in modo decoroso, soprattutto perché accoglie manifestazioni importanti. Ho lavorato per far fare il progetto, trovate le risorse, oggi partono i lavori, credo che è una buona risposta per la città di Fano, ma non solo per la città di Fano. Poi aggiungo una cosa, questa è una struttura che è sicuramente sottoutilizzata, proviamo a valutare insieme al territorio, ai comuni, alla regione, alla provincia, alle attività produttive, alla Camera di Commercio, di individuare se ci sono possibilità di utilizzo ulteriore, perché è una struttura che ha un'ottima viabilità vicino al casello dell'autostrada, vicino alla superstrada, oggi con le opere compensative è ancor meglio servita, per cui potrebbe diventare un luogo dove far svolgere altri servizi, è sicuramente accogliente, quindi un'opportunità non solo per Fano ma per l'intero territorio. Un appello che va certamente raccolto, quello del vicepresidente Minardi, che, se ben interpretato, potrà dare un nuovo impulso all'economia, ma non solo del mondo agricolo, anche dell'intera comunità. Va specificato che in tema di asfaltature del Codma di Rosciano la Regione può intervenire solo sulle strutture di propria competenza, come il Codma appunto, pur essendo queste collocate in territorio comunale e non sulla viabilità ordinaria, invece di competenza del comune o della provincia, per le quali esistono già le pianificazioni e i capitoli di spesa.